la S600 Pullman Guard, più di 4,5 tonnellate distribuite su 6,36 metri di lunghezza esterna. Chi opta per questa vettura dà importanza al comfort e alla sicurezza. Oltre alla blindatura a disposizione, a richiesta, il sistema di aerazione dell'aria, che protegge gli occupanti in caso di attacchi fumogeni. Il sistema monitora l'aria aspirata dal climatizzatore. Un sensore del gas attiva automaticamente, se necessario, un avvertimento e l'esercizio di ricircolo dell'aria del climatizzatore. Il disinserimento finale avviene poi sempre tramite il guidatore. Vediamo insieme il sistema da vicino. Andiamo in officina. Prima fase molto importante. Estraete sempre la chiave meccanica e riposizionatela solo al termine dei lavori. Nel caso in cui infatti doveste per sbaglio chiudere il veicolo lasciandovi la chiave all'interno, il veicolo blindato è quasi impossibile da aprire. I componenti principali del sistema di aerazione si trovano nel cofano motore. Dietro a questa copertura si trova la bombola con l'aria necessaria. E qui la centralina del sistema. La bombola dell'aria pulita comprende più elementi. Qui la presa di colore nero per la valvola elettromagnetica. Per la visualizzazione della pressione, il manometro con pressostato elettrico. La presa blu per il collegamento del pressostato. La bombola può essere smontata con poche semplici mosse. Scollegate quindi i connettori elettrici che portano alla valvola elettromagnetica e al pressostato. Aprite quindi la fascetta del flessibile ed estraete il flessibile di alimentazione. Infine, svitate anche le due viti di fissaggio. A disposizione due versioni di bombole. Nel nostro esempio abbiamo la versione con valvola elettromagnetica, che è stata prodotta fino al novembre del 2010. Più a sinistra invece il nuovo sistema con accensione pirotecnica, prodotta dal dicembre 2010. Qui un confronto tra le due versioni, a sinistra quella odierna, a destra quella precedente. Nel bagagliaio si trovano le farfalle per l'afflusso dell'aria, che possono appunto chiudersi. Se il guidatore attiva il sistema, queste valvole si chiudono, in modo che si possa creare una sovrappressione nell'abitacolo. L'aria della bombola viene quindi convogliata agli occupanti. Sotto al cofano motore, nel canale dell'aria pulita, si trova il naso del sistema, ovvero il sensore che verifica costantemente la presenza di gas nell'aria e attiva, se necessario, l'allarme di emergenza. Inoltre, nell'abitacolo, gli interruttori di comando si trovano nella console centrale. Se il guidatore inserisce l'accensione, gli interruttori si illuminano brevemente. Il sistema di aerazione effettua un'autodiagnosi. Se gli interruttori si spengono, il sistema è pronto.